avevo approfittato di andare con la Daichiara a vedere questo, fosse Adriatine, ma lo sapevo da sempre che esistevano. Allora lo sapevo, si parlava quando ero in accademia, non siamo mai andati a vedere, ma si parlava. Mentre lì, che grande sorpresa, che ci sono delle cose che sono la cancellata, le cose sono, riguardano una pluralità, c'è una diversità fra una cosa e l'altra cosa. E manca totalmente questa volontà ideologica di costruire così in maniera approssimativa un'identità. Ecco, questo dà una prospettiva, perché nel dopoguerra, diciamo, era finito più questa idea dell'arte, della pittura tonale. Era morta perché era tale il dramma che ha fatto svanire questa ipotesi di tonalità e della borghesia che aveva rappresentato, cioè, tutti i contatti per questa tonalità, che poi si è visto che non aveva visto la Mademoiselle d'Avignon di Picasso, che era una cosa radicale e verticale. Ecco, verticale. Perché non è possibile avere dei cambiamenti senza la verticalità. Ecco, e anche lì la porta di Mirko indica una verticalità, indica uno cambiamento, una posizione dell'artista. Ecco, non per una ipotesi di modernismo, ma di modernità che tiene conto della coscienza. Ecco, e bisogna riflettere, si è persa una grande occasione, si poteva avere un quadro, una cosa come Guernica. Ecco, non è stato possibile, perché dopo 20 anni di regime, diciamo, che ha chiuso tutte le frontiere e fatto chiudere tutti gli artisti, che l'unica prospettiva era il ritorno all'ordine, di costruire una cosa come Guernica, eclatante, che prende il dolore di questa cosa lì, abbraccia il mondo, e questo è mancato. Sono delle tombe, no? Che sono dentro i cose, che indica è un piccolo cimitero atroce, e quello rimarrà così. L'atrocità non ha evoluzione, non indica una formalizzazione diversa, indica quella cosa lì, è pragmatica. Dolorosa e pragmatica, e devi rimanere alle giovani generazioni dolorosa e pragmatica, se no non si può avere una novità, non si può avere un paese come questo bellissimo che riprende la sua corsa intellettuale come le persone del dopoguerra.